Sensoli, fotografo. E prima di tutto vorrei chiederle come il nome della mostra. Allora, il nome della mostra è Body, come si può vedere dalla locandina, quindi corpo in inglese, ed è proprio, diciamo, la rappresentazione poi di quello che sono le fotografie. E come è venuta in mente l'idea di questa mostra? Da quant'è che è stata pensata, insomma? Diciamo, l'idea della mostra è venuta da una proposta proprio di Giorgio. Il lavoro invece proprio di queste fotografie è nato circa 2 anni fa, pensando di rappresentare il corpo, in questo caso il corpo femminile, attraverso dei particolari molto stretti, quasi come se fossero astratti, cioè quindi estrapolare, diciamo, dal corpo delle porzioni che sembrano quasi oggetti differenti, quindi no, alcune sono proprio irriconoscibili. E anche come avete proceduto, come è proceduto nel lavoro di questa serie? Tecnicamente gli scatti sono stati fatti in parecchie 5-6 sessioni diverse, con ragazze diverse. E la tecnica è abbastanza semplice, nel senso che comunque l'illuminazione è un'illuminazione molto morbida ma direzionale, quindi una lampada sola, e poi utilizzando degli obiettivi e dei dispositivi che proprio ti permettono di fotografare i particolari molto da vicino, e basta. Il resto è tutta operazione di taglio poi della foto originale e anche di montaggio, nel senso che molte foto sono montate di proposito in maniera da renderle ancora più riconoscibili, quindi sono montate al contrario oppure ruotate di 90 gradi, e c'è un po' di, ovviamente, di ritocco al computer, di fotoritocco. Perfetto, grazie mille. Fotografica personale Catania in posa, qui con la sua autrice, che così ci illustra anche un pochino quella che i visitatori di questa festa Pesaro 2008 possono osservare, le particolari fotografie appunto della città di Catania. Sì, l'intenzione era in un certo senso poter dare qualcosa di Catania, tra virgolette, anche ai pesaresi, però purtroppo non è proprio il caso di queste foto, perché dovevano essere appunto un reportage. Purtroppo non è così, perché è una fotografia che inquadra più la composizione del paesaggio, che in un certo senso cerca di emulare la fotografia artistica, mentre, diciamo, è una via di mezzo. Non è una cosa innovativa, però... La scelta dei soggetti è varia, si passa da delle strade appunto di Catania, delle statue, molte anche le persone inquadrate. Non so, c'è stata una scelta di questi soggetti in base a un certo criterio, oppure delle ispirazioni magari momentanee che ti sono venute? Non c'è stato un vero e proprio criterio. Cioè, in me c'era l'idea, in un certo senso, da un lato di denunciare certi aspetti di Catania, come possono essere la trascuratezza di certe opere, come possiamo vedere qui una bellissima statua, in un certo senso, come si dice... Dai, quando... Deturpato. Cerca un altro termine, va bene, comunque una bellissima statua. Forse un atto vandalico che ha spregiato. Sì, come questa e tantissime altre. Però dietro c'è anche un'idea mia che in questo caso vuole rappresentare un'ironia in questa foto, vedere questo sguardo un po' triste, forse per il naso. Però passando oltre, riprendendo sempre la denuncia, ho provato, anche se... non si capisce molto, a far vedere un po' lo stato di certi posti, anche se in questo senso è più il lato compositivo che mi ha colpito, che in un certo senso ha tralasciato, diciamo, la cosa più importante, appunto il reportage, riuscire a dare o a raccontare qualcosa. In diverse fotografie poi i personaggi, gli abitanti un po' di Catania, quindi presi in momenti diversi. Sì, è tutta gente presa in momenti diversi, in modo un po' violento, oddio. In un certo senso mi sento di aver la sensazione che io abbia rubato dei momenti loro, della loro vita, delle emozioni più o meno passive. Però il risultato mi piace molto.
Questa scelta di foto è, diciamo, è completo pure una selezione di questi scatti che ha fatto a Catania? È una selezione. Ed è la prima volta che viene in una mostra? Sì, è la prima volta che, diciamo, viene fatta vedere alla gente. Anche... ok. Volevo soffermarmi più che altro, cioè, l'aspetto più importante di questa mostra, diciamo, è tutto racchiuso in una foto che vorrei mostrarvi. Prego. A parte naturalmente il lato ironico che mi piace molto sottolineare, ci sono dei volti davvero caricaturiali, se si possono chiamare così, però diciamo nelle loro caricature molto molto belli. E i tre soggetti erano consapevoli della foto, per così dire, oppure è scattata? Assolutamente no, purtroppo, come ti dicevo, gli parlavo poco fa dietro le quinte, diciamo, ho rischiato di farmi picchiare perché non è una cosa che fa piacere. Però è più spontanea. Sì, sì, è più spontanea, questo è il punto forza. Spero che non lo vengano mai a sapere, se no farò una brutta fine. Oppure, per esempio, qui ci sono dei momenti di vita molto belli che fanno, secondo me, parte più del sud Italia. Non so, forse perché stando qui a Pesaro non ho visto, diciamo, questa... il culto della piazza, più che altro, il vedere anziani e giovani riuniti e divertirsi con poco, magari con una palla, con una partita. Perfetto. Ok, riusciamo a chiudere sulla foto che volevo mostrare, che è importante, che secondo me, nonostante sia l'ultima, venga in un certo senso vista per rappresentare Catania, e più che Catania, mi dicevano anche un po' una pecca di tutta l'Italia, purtroppo. La scritta come misera la vita negli abusi di potere, riesci a inquadrare? Ok. Una frase di Franco Battiato, è una frase appunto presa da una canzone di Franco Battiato, titolo come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte sventa la bandiera, eccola, l'abbiamo anche accennata. Ok, è proprio questa. Io appena ho visto questa scritta ho detto finalmente qualcosa che valeva la pena, in un certo senso valeva la pena di scrivere. Anche perché... Di solito è un po' scritte offensive. Di solito sono scritte offensive, scarabocchi, purtroppo Catania ha tutto il barocco rovinato, gli edifici barocchi sono rovinati in modo mostruoso da queste scritte di questi tra virgolette artisti, che mi va anche bene, però comunque ritorniamo. È importante questa scritta appunto perché è un problema della Sicilia che ancora oggi purtroppo, come sappiamo, è vivo, richiama un po' l'atteggiamento della mafia, quindi ora come ora non saprei commentare, aiutami, cosa dice, perché vorrei sapere se appunto sulla gente una foto del genere è una cosa fine a se stessa oppure qualcosa, un perché c'è. Se io ti dico stiamo facendo una mostra su Catania, l'ultima foto è questa, tu cosa pensi? Sì, qualcosa dietro di politico, di contro la politica, che in effetti dà da riflettere, insomma, di una città comunque con qualcosa dietro che non passi inosservato, credo. E comunque tutti